www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Buongiorno. Dall'Istituto Virgilio di Mussomeli trasmettiamo lo speciale di approfondimento Historia Docet, così va il mondo. Ieri, oggi, domani, a cura del liceo classico. Buona visione. Cari amiche e cari amici, buongiorno. Trasmettiamo la nostra edizione straordinaria dalla sede del liceo classico di Mussomeli. In questo speciale di approfondimento vogliamo partire dall'attualità per poi riflettere con voi sui mali che attanagliano il nostro tempo. Noi siamo alunni del liceo classico e, come si sa, al centro dei nostri studi c'è soprattutto l'uomo, nella sua realtà individuale ma anche nella sua dimensione universale. L'uomo, il protagonista della storia. Qualunque sia la concezione che se ne abbia, una cosa è certa. L'uomo è sempre stato, è e sarà il centro di ogni evento. L'uomo, con i suoi vizi e le sue virtù. Vizi e virtù che non cambiano mai, nonostante il passare dei secoli e il progredire della scienza. L'uomo, l'equigista, nel bene come nel male, ci danno sempre l'impressione del già visto. Non per nulla si dice che storia est magistra vitae, e quanto ciò sia vero lo verifichiamo giorno dopo giorno. Per esempio, avete di certo sentito la notizia relativa alla violenza subita da quel povero commerciante che ha tentato di ribellarsi alla mosca. Passiamo la linea al nostro inviato Pedro. Sono Pedro, Liberto di Augusto, e vi parlo dall'antica Roma per raccontarvi di un episodio piuttosto increscioso che ho constatato io personalmente e che secondo la testimonianza di molti si ripete continuamente da che mondo è mondo. Si tratta di questo. Un lupo e un agnello erano giunti presso un ruscello per dissetarsi. Superior stabat lupus, un po' più sotto stabat agnus. Naturalmente, data la posizione dell'uno e dell'altro, l'acqua scorreva dal lupo verso l'agnello. Eppure, nonostante ciò, il lupo ad un certo punto cominciò a redarguire con arroganza il povero agnellino. Sì, andati, amico, che ti senti? Spiazza come stai allontano l'acqua, come ti venni? Mi scusi, ma lei si sbaglia di grosso, sa? Semmai è lei che sporca l'acqua a me, dato che si trova più in alto. Mi, che sto longa, sa? Perché io andavo alla ragionare. Tu questo non hai caputo con cui stai parlando. E che fatto, scusa? Dasti quando sei mezzo fa mi vai spalla meglio la luna a dire abbasso il lupo che hai proprio dire. La prego di credermi, ma lei si sbaglia. Io non posso aver fatto quello di cui lei mi accusa. 6 mesi fa, Natus non eram. E c'è insisto, l'ha caputo che come andavo a dire. 6 mesi fa non avevo nasciuto, allora fu tuo padre che mi ha spallato il mio nome. E così, come avete potuto vedere, il lupo, senza voler sentire ragioni, ha sopraffatto l'innocente agnellino. Questo episodio ve l'ho voluto raccontare propterillos homines qui opprimunt innocentes falsis causis, cioè per quegli uomini che opprimono gli innocenti con false motivazioni. Il servizio che abbiamo appena visto ci ha dimostrato come la prepotenza sia senza freni quando prende di mira il più debole. Attenti però, ciò non vuol dire che essa sia invincibile e che si debba sempre soccombere alla prepotenza. Talvolta basta usare il cervello per lasciare il prepotente a bocca asciutta. Ecco, a tal proposito, un altro servizio che viene direttamente dalla Grecia. A te la linea, Esopo. Una capra brucava dell'ottima erba su una rupe scoscesa. La vide il lupo e, per attirarla nelle sue grinfie, le disse con fare gentile. Cumarella mia, non lo vedi che sul luogo ne sei coro e c'è pericolo che ti potrei rubare? Perché ti mi stato la gioco? Vieni, a chiana, anche perché capisci è meglio. Senta, signor lei, con chi crede di avere a che fare? Con un agnellino di primo pelo? Io sono la capra, di quelle con le corna pure. Capisco che lei ha fame, ma perché dovrei essere io il suo pranzo? Ciao! Ho voluto raccontarvi questo fatto per farvi capire che le persone sagge ed esperienti non cadono mai nei tranelli dei malvagi. Ha detto bene Sopo che la saggezza mette a riparo le brutte situazioni, ma per acquistare la saggezza ci vogliono dei buoni maestri che ci diano l'esempio. Vediamo a tal proposito quest'altro servizio dello stesso Esopo.
Un giorno la madre del granchio notò che il figlio camminava di traverso e sfregava il fianco contro la roccia umida. Piuttosto controllata, lo ammonì. Figlio mio, perché non cammini diritto? Mamma, io andavo da te a camminare, quindi se vuoi meglio cammini dritta, cammina dritta anche tu e io vedendo ti farò lo stesso. Con questo servizio vi ho voluto dimostrare che solo chi si comporta bene può dare insegnamento agli altri. Questi, cari amici, non sono che dei piccoli esempi di come va il mondo. Esempi utilissimi a conoscersi per divenire del mondo esperti. Esempi che nel loro insieme formano quella che noi chiamiamo cultura. Ma la cultura, se non è autentica, non serve a niente. Ecco perché vogliamo concludere con una breve notazione intorno alla sfrenata tendenza di alcuni a voler apparire ad ogni costo, anche al di là delle loro effettive qualità. Specialmente in questo nostro tempo, cerchiamo soprattutto quello che fa accendere su di noi le luci della ribalta. Anche su questo aspetto, Fedra ci ha inviato il suo servizio. Un giorno, una volpe vide una maschera tragica. La sollevò, l'osservò attentamente e infine disse: «Oh, che testa magnifica! Quanta species! Sed cerebrum, non habet! Proprio così, di cervello neanche traccia!» In conclusione, proprio per commentare l'affermazione della volpe, abbiamo in studio due rappresentanti del quarto ginnasio. Le vostre impressioni, ragazze? Cerebrum non habet, non è certo una bella notazione. Ecco perché veniamo a scuola, perché nessuno possa dire così di noi. Infatti, Dante Alighieri non fa che ripetere da più di 7 secoli. Considerate la vostra semenza. Fatti non poste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Con questa bella citazione di Dante, noi vi salutiamo e vi aspettiamo nella nostra scuola. www.castelloincantato.it La notizia. Corre in rete.